è un insieme fra canzone, quindi cantautorato, e anche recitazione, come si suol dire. Sicuramente, no? Sì, e sono racconti che parlano di Rino, della sua vita, della sua quotidianità. Quindi io lo racconto proprio come se fossi un'amica che è vissuta accanto a lui. Pensa che alla fine di qualche replica mi hanno chiesto se veramente ero amica di Rino. Ho detto, beh, no, qualche, no, se fate dei calcoli, insomma, le età non sono proprio giuste, però è un bel complimento, nel senso che Rino comunque continua ad essere tra di noi, e devo dire che più che noi che portiamo lui, è lui che porta noi, perché è lui che ci fa andare in tutta l'Italia, nei teatri, nelle piazze, siamo felicissimi. Oh, ma che bello, ma... Allora, io volevo sapere come mai Rino Gaetano, perché questa... Beh, perché io scelta... ormai, in molti lo sanno, insomma, ho questa passione per Rino Gaetano già da molti anni, vado in giro con una band dei Rinominati a cantare le sue canzoni già da più di 10 anni. Poi però, insomma, mi sarebbe... ho sempre avuto l'idea di raccontarlo in maniera un pochino più intima, un pochino più teatrale. Allora, siccome io... collaboro ormai da anni con questa collega che questa Claudia. Questa collega, detto così, sembra quasi che no, sei felice però dico di collaborare. Sì, sì, beh, non avrei scelto te. Ah. E abbiamo deciso di, insieme all'autore. Come non avresti scelto? Cioè, avresti scelto? Avrei scelto. Ah, te, okay. Cioè, dico, insieme all'autore del testo, Tony Fornari, appunto, di raccontarlo in maniera più intima, più teatrale, perché il concerto è una cosa, è bello, è ovviamente molto coinvolgente, però raccontarlo in maniera più intima, appunto in un ambito teatrale, quindi con l'attenzione che c'è in teatro, mi sembrava una cosa bella, e Claudia ha accettato l'invito. E assolutamente sì, io ringrazio ogni volta pubblicamente Marco Morandi, perché mi ha fatto scoprire ancora di più questo artista che chiaramente conoscevo, come conoscono tutti, cioè come, però insomma, come lo conosce lui è tanto. Sistema e... il microfono. Ed ho imparato, insomma, molte cose da lui, ecco. Ma dato che è anche, no, appunto uno spettacolo teatrale, avrà comunque una trama, un filo logico? Ce la potete comunque abbozzare senza far spoiler? Beh, la trama è la vita di Rino, il suo modo di essere, il suo pensiero, è quello il fil rouge. Poi ovviamente ci saranno degli aneddoti più particolari, anche simpatici, sì. Altri aneddoti un pochino più impegnativi, intensi, però è il fil rouge della sua vita e le sue canzoni all'interno delle sue canzoni, quindi è una fotografia di Rino così a 360 gradi. Oh, ma una cosa molto carina. Ma io ho letto in una tua recente intervista, Marco, che la tua passione per Rino Gaetano è nata, diciamo, grazie a tuo padre, perché chi non lo sa, sei il figlio di Gianni. Beh, a questa, diciamo, quando ero adolescente, portò a casa una raccolta di Rino con tutti i suoi più grandi successi e non solo, e è proprio grazie a quella raccolta che io l'ho conosciuto più in profondità e ho voluto approfondire poi sempre di più, e sono andato anche oltre quella raccolta, ovviamente. Però sì, diciamo, se vogliamo trovare la prima scintilla, è stata quella raccolta, quel disco che mio padre portò a casa. Ma c'è una canzone in particolare che ti ha fatto, sì, illuminare proprio? Sì. Detto, è lui. Esatto, proprio così. Io quando ho sentito questa canzone, cioè che si chiama Tu forse non essenzialmente tu, che tra l'altro è la prima traccia del primo disco, quindi si parla proprio dello start di Rino, dell'inizio. Quando ho ascoltato quella canzone mi si è accesa la lampadina, a giusto punto ho detto, oh, attenzione, qui c'è qualcosa che non mi aspettavo, un'originalità, un modo diverso di scrivere, di pensare la musica. E da lì, una volta accesa la lampadina, poi sono andato sempre di più ad approfondire, ho sentito tutti i dischi, tutte le canzoni, quindi ormai il repertorio suo lo so qua, praticamente tutto, e anche alla fine dello spettacolo mi diverto anche
a chiedere al pubblico se c'è qualche canzone nascosta che vuole ascoltare, che non abbiamo fatto durante la serata, io cerco di accontentarli, perché più o meno le so tutte. Qualcuno ha anche provato a metterlo in difficoltà, ma non ci sono riusciti, le conosce tutte, le sa tutte Marco Morandi. Sei tutte. Uno Spotify vivente. Esatto, di Rino. Esatto. Sì. La stessa domanda la gira a te Claudia, quando tuo primo incontro con Rino Gaetano? Beh, guarda, devo dirti che veramente il mio primo incontro importante nasce grazie all'amicizia con Marco, nel senso che l'amore con cui ne parla, la passione con cui lo racconta e lo canta mi ha incuriosito tantissimo e piano piano ho iniziato anch'io a scoprire canzoni nuove che non conoscevo e devo dire che ce ne sono alcune che mi hanno fatto innamorare. C'è una canzone che si chiama Cerco, che apprezzo tantissimo, che mi piace moltissimo, che so che piace anche a Marco, perché insomma il testo è meraviglioso. Dice che cerca uno spunto per la rivoluzione, cerca l'amore, cerca la poesia, cerca, insomma, mi sono ritrovata moltissimo, cerca la sincerità nell'arte, insomma mi sono ritrovata molto in quelle parole e quindi piano piano ho avuto voglia sempre di più di raccontarlo. Se c'è una cosa che mi incuriosisce di Rino Gaetano, allora io sono del 93, quindi ho 28 anni. Bravo. Quindi ho conosciuto Rino Gaetano tramite la TV, i miei genitori comunque, e che ha un sound che non invecchia, sembra non invecchiare mai. Assolutamente vero. E cioè, oltretutto, oltre al suono, anche i testi, ogni volta che Marco li canta e io li riascolto sul palco, ti rendi conto di quanto siano realmente attuali e parlino dell'oggi. Cioè, sì, sì. Parlano di oggi, della situazione di oggi, come se fosse stato veramente un... sì, insomma, che come se avesse predetto il futuro, ecco, visto prima già... Forse già accadeva allora e non è cambiato oppure nulla. Oppure non è cambiato nulla, esatto. Da allora, i problemi sono sempre quelli, l'uomo, le miserie dell'uomo sono più o meno sempre quelle, quindi lui le ha fotografate 40 anni fa e tuttora sono ancora... purtroppo attuali, ma non solo dal punto di vista dei testi, e mi riferisco anche a te che sei un musicista, ma anche dal punto di vista musicale sembra anche comunque un sound molto giovane. Sì, ha trovato delle chiavi universali appunto sia a livello del testo ma anche di musica, per cui le sue canzoni sono proprio attuali anche appunto dal punto di vista musicale, quindi insomma sembra di cantare un contemporaneo quando invece le canzoni sono state scritte più di 40 anni fa, sì. E questo è bene ricordarlo. Sì, quindi la sua musica comunque sia ci accompagna nel corso delle generazioni, comunque sì. Ancora tuttora lo riesco a sentire, ma adesso andiamo anche un po' più sull'attualità, volevo anche parlarne con voi che siete anche artisti. Il periodo è quello che è, no? Stiamo vivendo questo periodo Covid, da due artisti come voi, no? che calcano i palchi, come la state vivendo questa situazione? Beh, noi abbiamo sofferto moltissimo nel periodo di fermo, che è stato davvero molto, molto lungo e molto faticoso, l'impossibilità di incontrare le persone, di raccontarsi, di raccontare storie è stato quello che chiaramente ci ha fatto soffrire più di tutto. E quindi in quest'estate stiamo tentando di fare tutto quello che possiamo nei limiti ovviamente delle regole, della sicurezza, però insomma c'è una grande voglia da parte nostra di stare sul palco e di incontrare le persone e di permettere all'arte di fare poi, no, la sua, di far compiere la missione al teatro, alla musica, quello di avvicinare le persone, di condividere le emozioni, insomma, quindi è chiaro che il momento è stato duro per tutti. Poi è l'importante, credo che sia riuscire comunque in un periodo del genere a rigirarselo, cioè a farlo diventare cioè, o a trovarne i lati positivi e valorizzare quelli, così come appunto si dice abbiamo avuto più tempo per stare con noi stessi, per ragionare su noi stessi, quindi sicuramente molte introspezioni ci sono state e credo che alcune siano state positive e poi sicuramente sono nati dei progetti proprio per la voglia di fare e di ricominciare, e proprio infatti durante il primo lockdown è nato proprio un progetto tra noi due, un altro progetto dedicato a un altro artista calabrese che è donna questa volta, che è Mia Martini, è proprio un progetto nato durante il lockdown, quindi questo per dire che anche in un momento buio si deve trovare lo spunto per riuscire ad uscirne fuori, a cavare del positivo anche dal negativo, quindi io credo che tutti
insomma, abbiano provato a trovare dei lati positivi in questo periodo, ed è la cosa che dobbiamo fare, cioè dimenticare il brutto e cercare, certo, di estrarre il positivo che se ne può estrarre. Adattarsi creativamente, insomma, diciamo. Sì, esattamente, anche perché ho notato anche in prima persona che questo distanziarci, a parte, diciamo, ha avuto una ripercussione psicologica non da poco, sì, però ha aiutato anche lo sviluppo della creatività. Infatti mi collego a quello che ha detto Marco, quindi nascono nuovi progetti. Esatto. È come la resurrezione della fenice, no? Dalle, esatto, cenere, certo, rinasce qualcosa di più bello. Ma una domanda magari che potrebbe mettervi in difficoltà, un nuovo Rino Gaetano esiste attualmente nella scena musicale italiana? Uno che ci si avvicina? Non saprei. Ecco. Non saprei. Rino è veramente particolare, ha una voce fuori dal coro. Ci sono voci fuori dal coro. Io credo che in ogni epoca ci siano delle voci che non seguono, diciamo, la massa o la via standard, esatto, la via classica, e che si provino a trovare strade alternative. Bisogna solo trovarli, che adesso credo che sia più difficile individuarli perché c'è tantissimi input dall'esterno, per cui sei bombardato da informazioni e da nuove cose continuamente ed è difficile individuarli, ma sicuramente ci sono. Magari tra un po' lo capiremo, perché Rino, no, all'epoca non era neanche tanto capito, quindi nel suo periodo, quindi magari tra un po' capiremo che qualcuno che ci sembrava così fuori luogo, da tutto, invece era colui che diceva il giusto. Sì, diciamo che con gli anni poi si vengono ad apprezzare artisti, esatto, che, esatto, magari vengono tralasciati o lasciati sotto gamba. Va bene, allora io ho anche letto in una tua intervista che hai anche amato come artista Battiato. Sì. È stato anche un incontro che hai fatto da piccolino, ho letto, come musicalmente parlando. Sì. Volevo da te un ricordo, diciamo, dato che ci ha lasciato anche lui da poco. Che dire, il maestro, anche so che Claudia anche lo, sì, ama molto, insomma. Che dire, io appunto ci sono legato particolarmente perché è stato il mio primo idolo da ragazzo, proprio da avevo meno di 10 anni quando è uscita la Voce del Padrone, quindi nel 1981, credo 82, io avevo 7-8 anni e niente, è stato il mio primo amore. Io ascoltavo solo musica classica quando ero bambino, perché ho suonato il violino e ho studiato musica classica, però quando è arrivato La Voce del Padrone, il disco mi ha sconvolto, cioè per me è stata una nuova terra da scoprire, e mi sono innamorato di lui, e quindi per me è il mio primo idolo e non si tocca. Poi dopo sono cresciuto e ho apprezzato tutte le sue canzoni, ma ovviamente La Voce del Padrone è un disco proprio, insomma, lo metto tra i miei 2-3 dischi della vita, ecco. Me lo porterei sulla famosa isola deserta, sì, mi porterei La Voce del Padrone. Discograficamente parlando è stato uno spartiacque proprio quel disco, ha cambiato di tutto, sì, cioè, sì, è meraviglioso. Ma allora, quindi ci portate a Serra di Falco questo spettacolo Chi mi manca sei tu. Speriamo che i Serra di Falchesi vengano e vi mettano in difficoltà. Esatto, anzi, chiediamolo, venite e mettetelo in difficoltà, perché io non ce la faccio più, fa sempre il secchione, le sa tutte, venitelo a mettere in difficoltà, dai. Abbiamo altre date, magari? Sì, noi domani saremo a Santa Caterina, quindi non lontano da qui, il 26 saremo a Pozzallo. Quindi ci facciamo un piccolo mini tour siciliano che speriamo possa diventare enorme, perché ci fa piacere andare, la Sicilia la amiamo, quindi. E poi niente, poi ritorniamo a Roma e abbiamo altre date. Un giro per l'Italia, ma insomma adesso ce ne abbiamo un 1-2-3 proprio qua in Sicilia, quindi infatti, venite. Sì. No? Sì, quindi abbiamo Santa Caterina, abbiamo stasera Serra di Falco. Domani Santa Caterina. Domani Santa Caterina. E dopodomani Pozzallo. Quindi seguiamoli proprio come delle gruppi, esatto, no? Esatto, bravo, bravissimo. Ho studiato. Ah, è preparato il ho ragazzo, studiato, è preparato. Va bene, che dire? Ci andiamo a preparare noi, che comincia a essere... Sì,
Si è fatta una certa. Che mi vado a fare bella, come si dice a Roma, ci voleva mamma, però quindi mi serve molto tempo, capisci? Va bene, io vi ringrazio. Grazie per a voi. La disponibilità, gentilissimi. Grazie a te. Si dice in bocca al lupo, come si dice, non lo so. In bocca al lupo va benissimo, se no che vogliamo dire? Beh, in teoria, non lo so se si può dire, però si direbbe, sai come si dice in teatro, sì, no? Sì, lo so. Dillo te allora. Merda, no? Merda! Va bene, grazie mille. Venite in tanti, vi aspettano Marco Morandi, Claudio Campagnola, chi mi manca sei tu, a voi. Ciao, grazie, a presto. Ciao. Stai ascoltando Radio RCS Sicilia, la radio oltre confine.